La Domenica delle Palme è il grande inizio della Settimana Santa. La partecipazione ai riti religiosi è molto grande ed intensa. È un giorno di gioia per i bambini, che portano in chiesa per la benedizione palme di dattero, variamente intrecciate in forma di crocette, panierini o intrecci vari, o più semplicemente portano rami di ulivo. Gli adulti li utilizzano come segno di pace, d'augurio e di prosperità. E una volta benedetti, questi ramoscelli d'ulivo saranno sistemati all'interno delle abitazioni a protezione delle rispettive famiglie. Quando fu vicino a Betfage e a Betania, Gesù inviò due discepoli dicendo: «Andate nel villaggio di fronte, entrando troverete un asino legato, sul quale nessuno è mai salito. Scioglietelo e portatelo qui». I discepoli condussero l'asinello da Gesù e vi gettarono sopra i loro mantelli, ed egli vi montò sopra. La folla numerosissima stese i suoi mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla via. La folla che andava innanzi e quella che veniva dietro gridava: «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!» Era verso un mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Il velo del Tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle mie mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò.